Essere nella parte positiva dell'umanità nel periodo storico che stiamo attraversando significa comprendere che l'incredibile accelerazione tecnologica che il mondo sta vivendo porterà prosperità e miglioramenti per tutti. Per Eurovast non è un impegno nuovo. L'obiettivo di costruire un profitto giusto all'interno di processi industriali che possano essere bilanciati fra etica e sostenibilità è un impegno che dura da 30 anni. Un lungo racconto della storia della produzione del tissue di qualità in Europa, fatta di crescita costante, utilizzando tecnologia e risultati che devono bilanciare l'impatto che ogni attività riflette sull'ambiente. La nostra roadmap aziendale ha sempre mantenuto il passo con la migliore tecnologia presente per migliorare l'impatto delle nostre attività sul territorio. La trasformazione dello stabilimento di Turingo ha previsto la posa di 10.000 metri quadri di pannelli solari di ultima generazione, con una produzione che arriva a coprire la maggior parte del fabbisogno di energia elettrica. Sempre in questa direzione di responsabilità, il 90% dei materiali utilizzati è costituito da materie prime rinnovabili. Migliorare i propri prodotti curando il ciclo di vita è senza dubbio un elemento importante per la sostenibilità dell'impresa. L'eco-innovazione di Eurovast ha portato un beneficio economico sul territorio. Lo stabilimento Converting di Capannori è stato oggetto nel 2020 di una trasformazione che ha garantito la autoproduzione di 660.000 kWh di energia elettrica solare per una potenza massima di 500 kW di assorbimento. L'impianto di ultima generazione ha consentito la riduzione di emissione di 460 kg di anidride solforosa, 580 kg di polveri di azoto, 21 di polveri sottili e soprattutto la riduzione annua di emissioni di CO2 nell'ordine di 343 tonnellate. L'allineamento al tema della transizione ecologica legata alla necessità dell'economia circolare e all'applicazione dei principi ESG, da un lato creano un capitale etico che protegge la reputazione dell'azienda e dall'altro generano ispirazione e interesse da parte del consumatore. Il consumatore europeo è oggi estremamente attento alle questioni ambientali. Di questo la grande distribuzione è pienamente consapevole e cerca partners che rispondano a questi requisiti. La nostra attenzione è proprio rivolta alle analisi dei modelli di scelta che uniscono valore ed equilibrio tra sostenibilità e felicità. Un approccio complesso con grandi risultati sul mercato europeo. Se il consumatore europeo è al centro del modello della transizione, i modelli di cogenerazione energetica e di industria 4.0 sono dei driver importanti di sviluppo negli stabilimenti del gruppo. Eurovast si è trovata oggi con il vantaggio competitivo di affrontare questo momento di cambiamento, avendo già investito sul modello di crescita nella sostenibilità. La transizione ecologica che stiamo vivendo è un percorso che Eurovast si è mosso in parallelo con la nostra crescita già molti anni fa. Non c'è modifica tecnologica che non sia stata pensata per diminuire l'impatto ambientale. Questa è stata ed è la più grande delle nostre sfide. È stata una sfida aver deciso di investire qui a Botticino tra i primi al mondo sulla tecnologia S-Crescent di Toscotec, ma è anche una sfida straordinaria quella della cartiera di Lanciole, inserita già da 8 anni in un modello green, di grande armonia con un territorio che ha forte connotazione ecoturistica. È stata una sfida vinta, da molto tempo, quella per produrre in tutte le cartiere del gruppo Eurovast il miglior prodotto che oggi è tecnicamente possibile produrre. Ma la sfida che ci appassiona di più è quella della sostenibilità sociale, cioè portare occupazione in territori depressi. Rappresenta il fine di una strategia che guarda il futuro di quel territorio e ne calcola il valore del ritorno economico anche in termini sociali, mantenendo quei siti produttivi, ristrutturandoli, senza però stravolgerne la natura industriale. Nello stabilimento di Botticino, grazie alla tecnologia S-Crescent, la produzione a parità di ore di funzionamento ha raggiunto 32.000 tonnellate all'anno, con un aumento produttivo del 56% e una riduzione complessiva di utilizzo di gas del 18-20% e del 10% di energia elettrica.
Nello stesso senso, questa vocazione è già in atto negli stabilimenti Converting nel Nord Europa. Con un bacino potenziale che nell'area di riferimento di 250 km comprende tutta l'Olanda, il Belgio, arrivando fino a Lussemburgo e parte della Germania, il Converting di Oss, inaugurato nel 2018, rappresenta un reale benchmark di riferimento del cosiddetto chilometro utile. Per lo stabilimento Eurovast di Oss le parole d'ordine sono assolutamente efficienza e sostenibilità. Abbiamo ridotto oltre 4 milioni di chilometri all'anno, avvicinandoci al nostro mercato obiettivo. Questo significa riduzione dell'errore logistico, massimizzazione della performance di servizio e naturalmente filiera corta. L'Olanda, da decenni, ha scelto una politica energetica a basso impatto ambientale. La salvaguardia del territorio diventa un criterio di appartenenza. Solo energia prodotta da fonti rinnovabili al 100% alimenta infatti lo stabilimento di Oss. Costruire un futuro migliore per tutti è la scommessa alla quale ogni azienda moderna è chiamata a partecipare. Il tempo della consapevolezza di essere di fronte alla più grande sfida mai affrontata dal genere umano chiama a raccolta ogni energia positiva di questo momento storico. Proprio questi approcci hanno consentito a Eurovast di crescere insieme ai propri collaboratori ininterrottamente nell'ultimo decennio. Di essere oggi una vera smart factory, pronta ad affrontare sfide sempre più impegnative, guardando a schemi di relazione con la grande distribuzione che tengano conto del consumatore come soggetto attento alla ricerca di qualità, di rispetto dell'ambiente e di marchi che puntino a essere riconosciuti come love mark del proprio settore. Ci piace pensare alla nostra azienda come all'applicazione dell'enunciato di Elkington, che spiega le tre dimensioni della sostenibilità aziendale. Planet come dimensione ambientale, people come quella sociale, profit quella economica e finanziaria, altrettanto inevitabile e giusta a favore di tutti.